E Napoli rende omaggio a Bud Spencer a 3 anni dalla scomparsa con la prima mostra multimediale a Palazzo Reale. L'inviata Cinzia Terlizzi. Amore, ironia, fantasia, musica, acqua e naturalmente tante scazzottate per raccontare l'attore Bud Spencer e l'atleta Carlo Pedersoli. Ho detto di avvocati ce ne sono 70.000, olimpioni ce ne sono pochi. Faccio la prima Olimpiadi. E scoprire che non c'è nessuna differenza tra il grande uomo, il campione e l'attore, idolo di tanti fan, adorato in Germania e in Ungheria, che gli dedica un festival con tanto di statua. Era un uomo curioso, amava la vita e la vita ha amato lui tantissimo. Lui diceva che insomma il segreto della felicità era forse credere molto in se stessi ma non prendersi troppo sul serio. Un fisico bestiale, diceva, che gli ha permesso di fare tutto tranne il fantino e il ballerino, e una poliedrica personalità. Bud Spencer è stato anche compositore, scrittore, pilota di aerei e inventore. Una vita avventurosa, ma sempre legato alla famiglia e a Napoli, che gli rende omaggio con una ricca mostra multimediale. Questa mostra è dedicata ai fans, perché papà ha sempre sostenuto che la sua popolarità, il suo successo era solo ed esclusivamente merito del suo pubblico. Quindi grazie, grazie, grazie. Mi hanno detto che devo essere confortata perché tanta gente ci ama. Che vuoi più di questo? Siete italiano? No, napoletano. La sua città, che gli ha regalato il sole nel cuore, l'amore per il mare e una filosofia di vita tutta partenopea. Ed è tutto per questa edizione.